Bentornati su Radio Design. Oggi siamo a questo fighissimo evento dedicato alla giornata dell'Europa, ma anche la morte di Aldo Moro. Mi piace ricordarlo, un momento tragico della Repubblica, ma non ce ne frega niente in questo momento perché parliamo di influencer marketing. Siamo qui con Laura, la nostra Laura Barberi. Ciao. Sono tornata per la seconda volta. Finalmente, esatto. Pure io, dopo che sono passati sotto i tuoi ponti persone e persone. Ponti e ponti. Allora, esatto. Oggi siamo qui per parlare di influencer marketing, ma nello specifico degli eventi che stai organizzando con la nostra friend Valeria Castellani from Rieti, giusto? Corretto. Allora, sì. Raccontaci un po' cosa stai organizzando per il MAEC di Cortona. Spiegaci cos'è il MAEC, perché magari non tutti lo sanno. Sì. Allora, il MAEC è il Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona, che riunisce effettivamente sotto di sé due musei. Una parte che ripercorre un po' dei reperti romani e etruschi, chiaramente, e dall'altra parte c'è l'Accademia Settecentesca della città di Cortona, quindi si sono riuniti sotto di sé e qualche anno fa ormai è nato appunto il MAEC. Il MAEC nel 2019, grazie a dei cambi comunque interni, ha deciso di puntare tutto sul mondo del social media marketing, cosa che nella città di Cortona effettivamente è abbastanza pionieristica. Quindi che cosa hanno deciso di fare? Non soltanto di creare un ottimo piano di content marketing che sta avendo un ottimo successo, ma hanno pensato bene di voler raggiungere un target più giovane, e per raggiungere questo target più giovane, chiaramente fra i 20 e i massimo 44-45 anni. Sono quasi fuori io, sto invecchiando. Lasciamo stare, non parliamo dell'età. Tutto finito. È tutto finito. Oppure tutto da iniziare? No, è tutto finito. Vabbè. Quindi che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di chiamarmi, perché io l'avevo conosciuti in realtà perché ho tenuto presso una delle due sedi del MAEC giù a Camocia, al Parco Archeologico Etrusco, una lezione di digital storytelling, questo sconosciuto meraviglioso. E quindi insomma hanno detto va bene, sai che ti dico, puntiamo tutto sull'influencer marketing, e in un modo abbastanza preciso in realtà, perché nel corso del 2019 sto organizzando due eventi. Il primo, ci siamo quasi, è tra il 18 e il 19 di luglio, per il quale abbiamo invitato una quindicina di influencer da tutta Italia, tra Milano e giù, insomma Roma e anche più giù, e per poi in realtà andarli a assaggiare da diversi ambiti, quindi ci saranno food blogger, travel blogger, street photographers, insomma di tante nature diverse. Questo perché? Perché l'idea fondamentale del MAEC è di cercare di coinvolgere persone appunto di questa giovane età che amino viaggiare e che chiaramente siano interessati a valutare una visita al Museo di Cortona. Quindi non rendere più il MAEC un luogo per il quale si passa e si entra, ma proprio un destination stop. Quindi questo è un po' il cambio di mentalità. Quindi nel frattempo io che cosa ho fatto? Nel frattempo da febbraio a oggi, piano piano, anche sui miei profili Instagram, che sono più di uno, insomma i miei privati, ho incominciato a parlare della destinazione Cortona, ho cominciato a parlare della destinazione MAEC, ho fatto degli shooting lifestyle all'interno, delle collaborazioni, e finalmente ci siamo, il 18-19 di luglio succederanno tante cose fighe, perché il 18 maggio è un giorno campale per il MAEC, perché questi ragazzi arriveranno, il pomeriggio li coinvolgeremo in un giro che li andrà, cioè che li porterà a conoscere le tradizioni del cioccolato nel mondo degli Etruschi, con infatti con l'Istituto Alberghiero Vegni di Capezzine, e poi ce ne andiamo tutti a fare una bella cena gourmet al ristorante Nessun Dorma, che è abbastanza ferrato insomma sullo slow food. Poi torniamo rapidamente al museo per la notte dei musei, durante il quale serviranno vino etrusco. Quindi ci sarà la possibilità di visitare tutte le mostre che in questo momento sono al MAEC, fra cui appunto il Museo del Pintoricchio, il Bambin Gesù delle Mani, che ha tutto un mistero da svelare dietro,
E poi c'è sempre la mostra, la scoperta di Ercolano 1738. Il giorno dopo facciamo una cosa fighissima che spesso si fa nell'influencer marketing di stampo di, appunto, turismo culturale, che è quello di visitare un museo a porte chiuse. Si chiama Empty proprio per questo museo, proprio perché essendo vuoto ci saremo solo noi. Quindi faremo un giro con una guida esclusiva che chiaramente ci porterà a vedere quelli che sono un po' i momenti salienti della cosa, e poi ce ne andiamo a fare un paio di ore di scatti intensivi in giro per Cortona di street photography, che invece è una mia passione. Infatti molti dei ragazzi che ho coinvolto l'ho coinvolto anche per questo motivo. A luglio invece facciamo il secondo atto degli eventi di influencer marketing. Abbiamo coinvolto un grandissimo top influencer di Instagram, che è Benedetto Di Maio, che collabora con grandissime aziende italiane ed ha questa particolare specificità di costruire delle illustrazioni, dei bozzetti e dei video ad hoc per le esperienze che vive. Quindi verrà con noi 2 giorni a Cortona e il 7 faremo assistere a una rappresentazione di arti performative contemporanee che si chiamano, è un gruppo che si chiama King Caleri, che viene dalla Toscana sempre, sono molto conosciuti a livello internazionale, e quindi vivrà questa esperienza al tramonto. Poi sempre esperienze culinarie sul territorio, e il giorno dopo lo porteremo a un fiume che collega la città di Cortona al parco Mike giù a Camucia, perché ormai qualche anno fa sono state installate sotto il livello del fiume delle opere d'arte, delle tele dall'artista Ghezzi, per cui lo porteremo proprio anche a vivere questa esperienza. Questo è un po' quello che è tanta roba. Io spero, insomma, che i ragazzi ne saranno contenti, però quello che mi preme far capire è che la città di Cortona conta 22.000 anime, è veramente piccola, però hanno una capacità di rendersi internazionali, e il, sì, Mike, il Mike di Cortona ha capito che la natura comunque della sua degli utenti, insomma, del museo sono proprio persone che vengono da tutte le parti d'Italia e del mondo, e quindi vogliono chiaramente elevare la loro proposta e colpire un target il più eterogeneo possibile. Quindi... Sì, ma infatti so che a Cortona c'è un'università americana, come quella che c'è qui a Perugia, tipo l'Embry Institute. Sì. Infatti è pieno di studenti americani che studiano anche arte, se non sbaglio. Certo. È molto bella. Sì, io ci sono stato proprio 3 giorni fa, casualmente. Al museo è molto figo, è bello, consiglio a tutti di vederlo, perché è anche enorme, cioè sì. Sembra piccolo perché sì. È incastrato in questa piccola piazzetta. Ah, proprio questa doppia anima, no? Sotto comunque ci sono tutti i reperti, poi invece salendo in realtà si arriva su nel cuore dell'azione, che è la biblioteca settecentesca. Ah, lì non ci sono stato. Lì è molto figo, noi ci abbiamo fatto una notte col Fotoclub Etruri, siamo andati a scattare proprio. Siamo entrati anche a buio suggestivo e i ragazzi a cui ho appunto fatto questa lezione di digital storytelling ora hanno realizzato un'esposizione fotografica grazie al loro fotoclub, e adesso l'11 di maggio inaugurano la mostra. Quindi ti dico, essere aperti verso l'influencer marketing per un'azienda, in questo caso quindi per il Mike, non è un'apertura solo nei confronti di un mondo social, ma secondo me è l'apertura anche to cure verso il mondo del marketing, e quindi verso quello che è in realtà il marketing dell'esperienza, perché poi alla fine è questo l'influencer marketing, e sempre di più lo sta diventando, no? Perché altrimenti uno tende a pensare che gli influencer siano soltanto i fashion blogger oppure quelli che fanno product placement, che va benissimo, però c'è anche tutta un'altra parte di micro influencer, grandi influencer, che invece si occupano di turismo culturale e vanno, secondo me, messi in luce per quanto più possibile. Certo. Bene, chiudiamo, perché qui ci sono un sacco di esseri umani che ci girano attorno, fanno casino. Sì. Mi sta andando tutto in cuffia. È stato fighissimo. Grazie Radio Design. È previsto qualcosa invece per, diciamo, anche per gli amatori diciamo, di Instagram? Qualche Insta Meet aperto a tutti? È un'ottima idea, e secondo me è un'ottima idea che
abbiamo già pensato in qualche modo di sviluppare la seconda parte dell'anno, perché coinvolgeremo sicuramente l'Erasmus Student Network di Siena e forse anche di Perugia, se riusciamo a farlo, proprio per portare i ragazzi Erasmus a conoscere le bellezze del Maek. E quindi sì, speriamo dai che riusciamo a farlo anche questo. Bene, è stato bellissimo. Grazie a te. Veniteci a trovare, siamo qui per parlare di Europa, visto che c'è un'estrema ignoranza su questa materia, ma oggi parliamo di altro, quindi vi invitiamo a venire qui, e c'è un sacco di gente, è tutto molto figo. Dai. Chiudiamo qui la diretta, ecco così, facendo vibrare il microfono.